Siamo qui tutti perché, come sapete, a giugno ci sarà un'importante assemblea dei soci SMART, ossia dei sindaci sostanzialmente, quasi tutti i sindaci della nostra provincia, che dovrà decidere se proseguire con un passo a questo punto significativo nella opera di trasformazione della nostra società SMART, che gestisce le acque a Torino, in un'azienda, in questo caso consortile, perché è rappresentata da molti comuni, che è un'azienda di diritto speciale, di diritto pubblico e non di diritto privato. Risparmio i motivi che sono alla base della nostra richiesta, perché sono 10 anni che spingiamo in questa direzione. Poi oggi abbiamo con noi il dottor Sergio D'Angelo, che ringrazio, perché come commissario di ABC Napoli ci parlerà della sua esperienza, ce la accennerà brevemente, poi si sottoporrà cortesemente, ha deciso cortesemente di sottoporsi alle domande, alle ragionevoli perplessità e problemi che possono avere molti sindaci e amministratori che vedo ormai in linea. Voglio dire che Napoli è diventato in Italia un po' l'elemento di discussione, perché è il primo caso, ma non è il primo caso in Europa, è il primo caso di ritorno a una gestione pubblicizzata in Italia. Se riusciamo a fare lo stesso a Torino, sarà il secondo di una città importante, poi ci sono alcuni piccolissimi casi. Ma ricordiamoci, questa non è una stranezza italiana. La natura giuridica di ABC Napoli, e speriamo domani del suo equivalente torinese, è esattamente la natura giuridica che ha l'acquedotto di Berlino e che ha l'acquedotto di Parigi. Due grandi realtà che hanno subito il processo di passare dall'acqua pubblica alla privatizzazione e poi dopo ritornare ad essere pienamente pubblici e non semplicemente delle società in house. Si è parlato molto di Napoli, è stato usato, noi crediamo anche molto strumentalmente, perché poi ci spiegherà il dottor D'Angelo, che si sono imputate alla ABC Napoli delle questioni che sono al di fuori del processo operativo di ABC Napoli, come questioni di rapporti col Consiglio Comunale per il bilancio, che ci sono stati dei ritardi, ma la cosa importante è che nell'operatività dell'azienda i risultati sono estremamente interessanti, estremamente positivi, per quello che ci è dato conoscere, e credo che ci confermerà in modo esauriente il dottor D'Angelo. Io a questo punto lascerei subito la parola al dottor D'Angelo per una breve presentazione di quello che è stato in concreto l'esperienza significativa di Napoli, e poi dopo raccoglieremo le domande, dando, io credo, la precedenza anche ovviamente a quegli amministratori che possono avere la necessità di interloquire su punti specifici. Prego, dottore. Bene, intanto grazie per l'invito e un saluto a tutti. Provo a fare una brevissima, davvero, premessa prima di entrare nel merito di un'altrettanto breve presentazione di ABC. Intanto, come dire, la discussione su azienda speciale piuttosto che società per azioni credo risenta un po' complessivamente di un'antica retorica. E questa antica retorica ci dice che, secondo una leggenda, che il privato corrisponda sempre ad una maggiore efficienza e il pubblico ad una maggiore disorganizzazione, inefficienza. Beh, insomma, se l'efficacia di un'attività economica la si misura con i risultati prodotti, insomma, ci vuol poco a dimostrare che si tratta di una retorica assolutamente infondata, che occorrerebbe assolutamente aggiornare. Perché faccio questa premessa? Perché il tema di azienda pubblica e acqua bene comune riguarda al momento l'opzione che
i comuni, solo i comuni in questo momento hanno la possibilità di esercitare, perché non c'è dubbio che avremo bisogno, abbiamo un urgente bisogno di una legge nazionale, di una legge nazionale che proponga un modello, uno stesso modello che tutti i comuni dovrebbero poter adottare. Dico questo perché forse occorrerebbe ricordare che la storia dell'acquedotto napoletano somiglia alla storia dell'acquedotto parigino. Anche noi siamo stati prima azienda speciale, trasformata in società per azione, e successivamente nel 2012 con la prima giunta De Magistris divenuta nuovamente azienda speciale. Dico questo perché è evidente che in assenza di una legge nazionale, insomma, i comuni abbiano la possibilità di esercitare su base assolutamente discrezionale una decisione piuttosto che un'altra. E quindi io non mi sentirei di escludere al momento, nonostante la buona performance realizzata da BC, che chi succederà all'esperienza amministrativa di De Magistris possa nuovamente rimettere mano all'assetto societario e ritornare a considerare nuovamente, per noi assolutamente incomprensibilmente, e l'eventualità di trasformare l'azienda speciale in società per azioni. Quindi abbiamo bisogno di una legge nazionale. È urgente che arrivi questa legge nazionale. Va detto da questo punto di vista che nel 2012 l'unica città capoluogo interpretò correttamente l'esito referendario è stata la città di Napoli, trasformando appunto nel 2012 la vecchia società per azioni in azienda speciale. E adesso veniamo all'azienda speciale. Quindi va detto che la performance economica di un acquedotto non è detto che debba risentire necessariamente dell'assetto giuridico che intende darsi. E i risultati conseguiti da ABC potevano essere in linea teorica ugualmente conseguiti anche da una società per azioni a interamente capitale pubblico. Insomma. Va precisato questo aspetto per il semplice motivo. Gli unici elementi di differenza tra una società per azioni e l'azienda speciale è che l'azienda speciale non è scalabile da un soggetto privato, mentre una società per azioni è scalabile da un soggetto privato. E in genere le società a capitale prevalentemente pubblico, con una partecipazione anche minoritaria dei soggetti privati, quello che succede è che i soggetti privati, per maggiore disponibilità, forse per maggiore competenza anche tecnica e manageriale, insomma, prendono possesso della governance dell'intera azienda, ancorché non ne posseggono la maggioranza. Insomma. E insomma, questo è un dato di realtà che vale la pena tenere conto. Ma poiché i detrattori dell'azienda speciale tengono a precisare che un'azienda speciale, come dire, presenti una serie di difetti giuridici nel suo stesso assetto di governance che complica l'attività economica, io non farò la stessa cosa. Non proverò a dimostrare, al contrario, che una società per azioni non possa raggiungere esattamente gli stessi risultati raggiunti da un'azienda speciale. Ciò che va detto è che una società per azioni, appunto, è scalabile, e una società per azioni, a differenza di un'azienda speciale, in questo, come dire, nel lavoro che avete fatto in risposta ai tanti dubbi, quesiti che sono stati sollevati, immagino, da tanti comuni soci di SMAT, e mi è parso di aver letto un'inesattezza. Io li ho guardati molto velocemente e non è esatto sostenere che l'azienda speciale possa produrre sì un utile, ma dividerlo. Una società per azione può farlo, ancorché si tratti di una proprietà interamente pubblica, insomma. Ma il principio qual è? Che un acquedotto non dovrebbe sull'acqua poter realizzare profitti da suddividere seppure tra soggetti pubblici, ma l'utile che consegue deve essere il minore possibile e deve essere destinato esclusivamente a migliorare le infrastrutture dell'acquedotto e dell'intero servizio integrato. Ecco, questa è una differenza sostanziale. Dopodiché entrambe le società, una società per azioni e un'azienda speciale, possono fare ugualmente fatturato, possono fare ugualmente margine, possono ricorrere, diciamo, alle migliori e più sofisticate tecnologie. E ora veniamo, diciamo, agli argomenti piuttosto strumentali che sono stati utilizzati per demolire un po' l'esperienza di ABC. Il primo argomento mi pare essere costituito dal fatto che ABC non abbia approvato i suoi ultimi bilanci.
intanto va detto che dal 2012 ininterrottamente ABC chiude i propri bilanci con un utile anche significativo, ma in perdita. Ma in perdita. I nostri bilanci sono tutti adottati dall'organo amministrativo di ABC e tutti già pubblicati sul nostro sito, quindi possono essere assolutamente visti e appunto quello che è possibile rilevare con facilità è un'apprezzabile situazione patrimoniale, un utile diciamo che mediamente si oscilla intorno a qualche milione di risultato all'anno, ma con altrettanta evidenza quello che viene messo in luce sono gli investimenti per la riduzione delle perdite idriche, il ricorso a tecnologie anche assolutamente sofisticate. In quest'ultimo anno siamo intervenuti su ben 300 chilometri di condotta, insomma, riducendo significativamente le perdite idriche, che nel caso dell'acquedotto di Napoli sono mediamente più basse della media di dispersione idrica nazionale. Al tempo stesso possiamo rilevare con altrettanta facilità che abbiamo una capacità di riscossione che nel sud, come dire, è assolutamente un risultato eccezionale, ma credo che lo sia anche in relazione, diciamo, a esperienze del centro-nord, una capacità di riscossione che va oltre l'85%. E va sicuro, per l'acqua è un risultato assolutamente importante, anche perché si ha l'idea che appunto l'acqua non la si debba pagare. Quindi avere una capacità di riscossione a Napoli e sud Italia all'85% è un risultato assolutamente eccezionale. E la tariffa? Ecco, Napoli ha la tariffa idrica tra le più basse d'Italia. E precisamente più bassa di noi ce l'ha solo Milano, Campobasso e Catanzaro. E anche qui mi sembra, diciamo, non scontato, insomma, questo risultato. Poi, cos'altro possiamo dire? Si sostiene che i bilanci non siano approvati perché sia il Consiglio Comunale a doverli approvare. Chi volete che debba essere ad approvarli? In realtà non riusciamo, abbiamo fatto difficoltà fin qui a farli approvare dal Consiglio Comunale, che tuttavia si è impegnato a farlo entro quest'estate, e per il semplice motivo che ereditiamo un disallineamento tra i conti di ABC e i conti dell'amministrazione comunale piuttosto importante, che abbiamo ridotto in questi anni con un fondo di svalutazione del credito verso il Comune di Napoli che abbiamo implementato negli anni. Possiamo poi parlare degli aspetti lavoristici. Ecco, il nostro costo del lavoro è mediamente al di sotto, complessivamente al di sotto della media nazionale, ma abbiamo un costo unitario del lavoro mediamente più alto di quello che è possibile riscontrare in altre aziende. Quindi trattiamo bene i nostri lavoratori e possiamo contare anche su un sistema di welfare aziendale che ci inviterebbe anche Adriano Olivetti. Insomma, massima attenzione quindi al lavoro e alla qualità del lavoro, con investimenti importanti sulla conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, con una riduzione nel caso delle donne di 12 ore del monte ore mensile a salario invariato, e soprattutto credo che un aspetto debba essere sottolineato su tutti è il livello di partecipazione che ha saputo costruire in questi anni ABC. Ecco, la partecipazione è un elemento fondamentale per un'azienda pubblica. Abbiamo istituito pertanto un comitato di partecipazione fatto dai rappresentanti dei lavoratori e dai rappresentanti dei cittadini. Abbiamo un consiglio civico la cui assemblea è convocata attraverso la bolletta dell'acqua. Noi convochiamo l'assemblea dei cittadini, che nomina il consiglio civico, vale a dire una propria rappresentanza, e che formula contributi, idee, proposte, insomma, pur ciascuno nelle proprie funzioni, esercitando le proprie prerogative, che mette a disposizione dell'organo amministrativo e quindi dell'azienda stessa. Insomma. Quindi non abbiamo bisogno, come dire, di demolire
i contenuti e i risultati conseguibili da una società per azioni ad intero controllo pubblico. E non ne comprendiamo, se non per la debolezza, le ragioni per cui le società per azioni abbiano la necessità di demolire la struttura organizzativa e economica e la performance che sia in grado di realizzare con un'azienda speciale. Un'azienda speciale che molto presto si farà azienda consortile speciale, come nell'ipotesi che state considerando voi in Piemonte. Da noi l'ambito territoriale ottimale è stato suddiviso in 5 distretti. Il distretto di Napoli ricomprende 32 comuni, per una popolazione praticamente doppia rispetto alla popolazione servita in questo momento da BC, quindi dal solo acquedotto napoletano, insomma. E però anche qui, insomma, forse va sfatato un mito: l'azienda speciale consortile non è più complicata da gestire di quanto non lo sia un'azienda speciale, insomma. Non è esatto sostenere che gli organi di un'azienda speciale consortile debbano essere eletti da ciascun consiglio comunale, ma dai rappresentanti dei consigli comunali, così come lo stesso bilancio deve essere approvato non da ciascun consiglio comunale, ma dai rappresentanti di ciascun consiglio comunale. Va detto questo per sfatare un mito che, diciamo, tende faziosamente a dimostrare che sia praticamente impossibile assicurare una governance adeguata alla gestione di un'azienda speciale. E gli stessi strumenti finanziari non attivabili da un'azienda speciale lo sono invece attivabili assolutamente direttamente dalle pubbliche amministrazioni, che detengono comunque sia la proprietà dell'azienda speciale. In ogni caso, insomma, non mi sembrerebbe complicato, nell'ambito di un provvedimento normativo nazionale, prevedere qualche piccola modifica all'attuale normativa che regolamenta il funzionamento delle aziende speciali.